Venite. Venite. Guardate. Guardate. Ammirate. Ammirate. Lasciatevi stupire. Oggi lo sguardo ci confonde. Potremmo riconquistare lo sguardo, sottraendoci alla moderna tortura del vedere che, imprigionando le cose, ha infranto la possibilità stessa di lasciarle nel loro possibile. Che cos'è una fotografia? Andy Warhol affermava che la cosa migliore di una fotografia è che non cambia mai, anche quando le persone in essa lo fanno. Guardate, ammirate, osservate, lasciatevi stupire, lasciatevi affascinare, osservate con attenzione. Che cos'è la fotografia? Un simulacro di realtà oppure una sua traccia? O entrambe le definizioni? O forse no? Solo nell'appartamento nel quale era morta da poco, io andavo guardando alla luce della lampada, una ad una, le foto di mia madre, risalendo a poco il tempo con lei, cercando la verità del volto che avevo tanto amato. E finalmente la trovai. Era una fotografia molto vecchia, cartonata, con gli angoli mangiucchiati, d'un color seppia smorto. Essa mostrava due bambini in piedi che facevano gruppo all'estremità di un ponticello di legno in un giardino d'inverno col tetto a vetri. Dedicate questo scrittore. Quante possibilità, quanta ampiezza di scoperta. Non risiede nel perfezionamento materiale, ma in un fatto psicologico.